Amici miei, bentornati qui su Mandra Gaming, ragazzi, il canale con più guai su YouTube, ragazzi, perché la missione di oggi si chiama Il Villaggio dei Guai. Aspetta, non è vero. Velo coltello, vedi Carmona, oh. Velo coltello supera di gran lunga 6 più 7 più 2 più 20. Cioè, no, assolutamente questa, sì, tutta la vita. Cotta sfarzosa. Sì, barilermo, sì. Ok, cioè, possiamo andare, dicevo. Vai, vai. Malus. Finalmente ho lanciato la magia da Vast. Pure te. Il mondo finirà in pezzi. E se qualcuno proverà a fermarmi, sarà incenerito dai miei fulmini, i miei coglioni. Umani, inginocchiatevi davanti al vostro dio. Questo Valord ha la capacità di controllare i fulmini. Che te piassa in testa a te! Il castello è da queste parti, ma sembra che non ci sia modo di arrivarci! Prova ad andare al villaggio per trovare un po' di informazioni! 3, 2, 1, GO! Sei nel villaggio. Il Valord può distruggere qualsiasi cosa con i suoi fulmini potentissimi. Davvero eccellente! Uno studioso si è diretto a ovest per svolgere delle ricerche sul castello del Valord. Fioretto, non ci conviene comprarla. Ok, dove devo andare? Il nemico, via! Ok, perfetto, cos'è qua? Sei nella tenda. L'uomo nella tenda ha affrontato il Malord e ora... non riesco nemmeno a dirlo. Il mio amico è un guerriero fortissimo. Dopo aver saputo dell'esistenza del Malord è venuto qui e ha scoperto che il castello ha un ingresso segreto. Questa l'ho aggiunta io. Poi, proprio quando è arrivato al castello, quel dannato Malord. Sì, il Malord l'ha colpita con un fulmine e il mio amico è rimasto ferito, feritissimo. Per favore, devi assolutamente procurargli un antidoto. Sono certo che se guarisce potrebbe ricordare dove si trova l'ingresso segreto al castello. Pure! Ok, devo andare là. Ok, aspetta, però prima voglio sapere qui. Oh, ho bisogno di un po' di medicina. Vabbè, ho capito. E questo? Medicina! Ho saputo che lo studioso nei pressi del castello del Marlord ne ha un mucchio. Ok, allora vado subito. Vai! Ma crepate inutili, schifosi scorbi! Vai, vai! Ok, ancora va via, alghe marine! Ok, erba. Ho dedicato anni allo studio delle erbe. Vuoi assaggiarne una? Detta così suona anche male. Ma ne compro una, me la mangio subito e ne ricompro un'altra. Non molto tempo fa qualcuno voleva andare al castello del Malord. Si è diretto a sud. Ho della medicina nella tenda, puoi prenderla se vuoi. Hai ottenuto la medicina! Ok. No! Il villaggio è stato distrutto, maledizione! Povero villaggio! Cosa avete fatto al villaggio? Ah, la mia casa! Accidenti, caroma! Non credevo che la mia casa potesse essere distrutta. Vorrei che qualcuno venisse a tornare indietro il tempo. Oh no, il mio negozio. Aspetta, mo lo faccio tornare indietro. Aspetta però, voglio un attimo. Ok, dai, non ce la rischiamo. Preghiamo. Cazzo, ho comprato l'erba. Vabbè, ma avete capito. Ok, è tornato, grazie. Bastava così poco. Vabbè, meno male, va. Abbiamo reso tutti felici. Vai, vai, distruggi tutto. Vai, amico mio. Bagnati l'erba. Mandra pulci la medicina, vedi come sei educato. Oh, maccione. Oh, mi sembra di stare già meglio. Oh, oh. Ah, ora sì che mi sento bene. Non so chi tu sia, ma ti ringrazio. Non ce la posso fare, raga. Oggi non ce la posso fare. No, non ne potevo più di farmi incenerire. Pensavo altro. Se hai intenzione di recarti al castello, ti mostrerò un sentiero che ti porterà proprio lì. Grazie. Andiamo, va. Ascoltami con attenzione. Prima vai su questo ponte. Una volta attraversato il ponte, dirigiti a ovest. Vedi l'albero? Più in alto c'è una roccia. Cerca nei pressi della roccia e troverai il sentiero. Ok, hai capito? Diciamo di sì. Va bene, porta a termine al lavoro che avevo iniziato. Con calma. Con calma. Con calma. Allora no, aspetta, prima vorrei comprare un'erba. Un'erba. Ho bisogno di... comprala. Bravo. Ok. Vai, 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 vai. Ok. Ancora. Aspetta allora, dai. Aspetta. Aspetta. Aspetta.
Fatemi uccidere un paio di esserini. Un altro paio. Ok, vai. Prego. Ha usato l'erba. Ok. Allora, ricompriamo l'erba. Ricompriamo un'erba. Compra l'erba. Esci da qui e il villaggio non deve essere distrutto per nessun motivo al mondo, per cortesia. Grazie. Vai, via, 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 vai, 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 vai. Ancora, ancora cose inutili. Cose inutili. Via, via, cose inutili. Ma chi se ne frega del villaggio? Io vado. Ok, ok, ok. Ma però... Vabbè, ormai è troppo tardi. Oh, 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 ecco un altro dopo di fulmine. Come cazzo ti permetti? Ammira la potenza dei miei fulmini. Fa falla ferita, buffone. Dai, dai, ti prego, ti prego, ti prego. 1.08, amici, dalla fine. Sì! Lo so, ragazzi, non potevo più tornare indietro per quel villaggio. Purtroppo le case si ricostruiranno. Oh. Ehi. Se mi dici così, hai sconfitto il Malord. Perspicace. Sono andato a controllare e il Malord non c'è più. È sparito. Voglio farti un regalo per ringraziarti di aver battuto il Malord. Panno di lino. Ma che cazzo? No! Sono nudo! Molto bene, Vandra! Certo che quel Malord era davvero un essere terrificante. Dobbiamo assolutamente scoprire che è il mascalcone che sta diffusando l'apogeo vostro. Forza, diamoci una mossa, sbrighiamoci a raggiungere la nostra prossima meta. Mandra! Ma non hai freddo con qualcosa addosso? Eh sì, infatti, mi ritrovo in mutande e coi sandali. Ma che cazzo succede, amici? Una storia, ragazzi, ma che buon racconta fa? No, buon racconta, avete visto? Cioè, vero eroe. Con il pannolino! Sì! Lo so, non sono un salvacittà. Lo so. Prometto, amici, che... la salverò in separata sede, con comodo, calma e tranquillità, amici. Rifarò questo livello e salverò le case di quei poveri cittadini, che veramente poverini. Vabbè, ma tanto loro non sono morti, mo bisogna fare tutta sta tragedia. Oh, la medicina di Mandra ha salvato il guerriero. Mandra ha saputo dal guerriero di un passaggio segreto e ha sconfitto il Malord dei fulmini. Ma chi è che guarisce da ferite così gravi solo quei medicinali? Mandra si chiede di cosa sarà mai fatto quel tizio. Prossimamente su Eroe 30, il mirabile Malord. Ok. Mi trovo in mutande. Ottimo lavoro, continua così. Ti suggerisco di acquistare il fioretto che è in vendita al negozio. Voglio visitare i posti nuovi. Forse non lo sai, ma alcuni Malord originariamente erano esseri umani. Ah, ecco perché forse ogni tanto mi dispiace. Perché starò uccidendo qualcuno, sì, dei miei simili, probabilmente. Sì, direi proprio di sì. Quindi, missione numero 10, il mirabile Malord. Che dite, ragazzi, la facciamo subito? La facciamo subito? Ma sì, facciamola subito. Ok. Cioè, questa cosa è potentissima. Più 2, più 5, più 10, meno 20. Più 2, più 5, più 10, meno 20. Teniamoci il panno di lino, amici. Voglio rischiare. Sì, rischiamo. Inizia. Vai. Malenia, dove sei? Dove sei finita? Devono essere stati gli umani. Sì, quei maledetti umani che si prendono in tiro della mia malenia. Volete la guerra, patetici umani? Sarete accontentati, vi mostrerò la mia meravigliosa ira! Assaggerete la mia stupenda magia di pasto! Ma falla finita, buffone! Mandra, che faccia? Secondo te che tomo fa? È totalmente fuori di sé! È così arrabbiato che non trovo neanche il modo di prenderlo un po' in giro! E meno male! Il suo castello si trova nella foresta! A occhio e croce è davvero molto forte! Se lo affrontassi a testa bassa, perderesti! Grazie per la fiducia, Deve esserci un altro modo! Prova a scoprire qualche indizio nel villaggio. Malenia è la chiave per superare lo stabolo. 3, 2, 1. E capirà, moglie, vado col pannolone. Figurate se non mi dice di no. Oh no, stanno arrivando dei mostri dalla foresta ovest. Parrucca carisma. Ho già capito dove andiamo a parare qua, Compriamo l'erba. Donna, nella foresta ovest vivono delle persone strane. Ok, vado. Vai, va via, cazzoni. Via! Ok, chi c'è qua? L'uomo che vive nel castello nella foresta è impazzito! La sua fidanzata è stata rapita! Ottava, ti porto... La ragazza nella foresta si chiama Malenia! È una bellissima fanciulla dai capelli porpora! Ok, latte intero? Ho visto un uomo prendere una donna dai capelli porpora e portarla in campagna sud-ovest. Ok, compro il latte intero.
Ok. Buon gustaio, mi hanno dato del buon gustaio, amici, lo so, modestamente. Ok. No, via, 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 ok, ok, via, 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 no, 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 vai ancora via. E chi è questo? Chi sei? E così tu saresti una persona molto veloce che sta interferendo con i miei incantesimi? Tu sei l'origine del male, minchia! Ah, 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 non ho nessun problema a dirti chi sono, il mio nome è Noir. Sto insegnando alle creature con molti punti magia? Questo terribile sortileggio che crea nuovi Malord. Porterò il caos nel mondo e farò tornare in vita il Gran Malord. Cazzo, aggiungo io. Ora basta, mi sono stufato di giocare con te. E mo? Preparati, come preparati a morire? Ma io non so pronto, ma sto in pannolino, sto! Oh! Oh! I miei poteri attuali non mi consentono nemmeno di affrontare un moccioso come te. Ho giocato un bello scherzo a quello metto rapendo la sua donna, ma ora basta così. Prenditi questa maledizione che non può essere annullata. La prossima volta che ci incontreremo vedrai cosa accadrà. No! Così mi fa venire l'ansia da prestazione. Mandra, ma cos'hai addosso? Mi scusi, pipistrello. Da quando qua i pipistrelli sanno parlare? Il mio nome è Malenia, l'uomo che si fa chiamare Noir ha lanciato una maledizione su di me. Ecco, pensavo fosse un uomo. Mi ha trasformata in un pipistrello. Per favore, mi porti al castello. Se la porterai con te, forse calmerai la rabbia del suo amato. Ah no, questa era data del tempo. Vabbè, mi sto un picciacchio e voci. Fa niente, regà. Tanto, mi sa che non gliela faccio. Ti prego, corri, fuggi, fuggi. No, no, cazzo. L'unica... Ok. Vedi, poverino, non mi uccidere. Ma questo pipistrello è Malenia. Sì, è così. I miei splendidi occhi riescono a vederti nonostante ti sia trasformato in qualcos'altro. Mi spiace per tutti i problemi che ho causato. Sono stata colpita da una maledizione. Ah! Non temere, ci penso io ad annullarla. Tu sei Mandra, dico bene? Vorrei trovare Noir e costringerlo personalmente a fargli cancellare la maledizione. Ma credo che tu sia l'unico in grado di acciuffarlo. Te pareva? Mi occuperò io di Malenia, non mi importa quanto tempo ci vorrà. La libererò dalla maledizione. Ah, che cazzo devi... L'aspetto esteriore di Malenia non ha importanza per me e il mio amore per lei non finirà mai. Ne riparliamo tra un mesetto. Oh, amore mio, accetta questo dono, Mandra. Grazie. Amici, abbiamo compiuto questa missione tutta con il pannolino! Accetta questo dono, Mandra. Indossa qualcosa di più elegante, grazie. Oh, Mandra ha ottenuto pelliccia, amici. Credevo che gli umani fossero solo dei miserabili che si prendevano gioco di Malenia per i suoi capelli. Pensa come stanno questi. Quelli come te sono davvero pochi. Lo so, caro. Non preoccuparti per Malenia. Io amo Malenia per il suo cuore puro. Aspetta fra un mese. Ridi, ridi. Se continui a dire cose del genere mi farai arrossire. Questa è Malenia. Oh! Ti faccio una promessa, Mandra. La prossima volta che sarai in pericolo, non importa quanto tempo sarà trascorso, però ad aiutarti. Bravo. Fino ad allora, arrivederci. Meno male. Ti ringrazio. Vedi come sono elegante. Non mi aspettavo di assistere a una scena tanto drammatica in un minutino. Un personaggio del genere meriterebbe di essere il protagonista. Vabbè, lo so io il personaggio, ma che vuoi? Chissà, magari in futuro gli uomini e i Malord si aiuteranno gli uni con gli altri. Saremo a vedere. L'importante è che ora sappiamo chi è la mente di questo progetto terrificante, è vero? Noir, proprio così, è lui il responsabile. Se non fermeremo Noir, nel mondo non tornerà mai la pace. Grazie. Eroe 30 è appena iniziato. Ma veramente... Ma davvero? Storiona, ragazzi, una storia d'amore, di pipistrelli strani con quelle cose lì. Achievement sbloccato, stermina demoni principiante. Grazie, grazie, basta quanto sono elegante. So proprio, hai visto, col pellicciotto qua ai lati, proprio zombie ciù. Cioè mi potete baciare proprio sul collo, proprio. Ah, che bella questa pellicciotta, Mandra. Che bella questa pellicciotta. Lo so, ragazzi, purtroppo quando uno è elegante acchiappa. A chi ha? Noir si è finalmente mostrato. È riuscito a scappare. E se non sarà fermato, altri Malord spunteranno in tutto il mondo. Il mirabile Malord è rinsavito. Mandra si getta all'inseguimento di Noir. Prossimamente su Eroe 30 Val Briganta. Ecco il nostro quartetto. Non essere geloso di quei due. Tu hai me. Tacci, tu a me chiedi altri due soldi d'ammazzo. Se sali abbastanza di livello potresti anche riuscire a battere il Malord. Grazie. Quei due sembrano fatti l'uno per l'altra. Ah, che bello l'amore. Nella valle davanti a noi ci sono dei bandini. Fai attenzione, mi raccomando. Non ti preoccupare, penso io.
Ok amici miei, la prossima puntata si chiamerà Missione 11 Fal Briganta, quindi se il video vi è piaciuto, ben due missioni quest'oggi ragazzi, una più scema dell'altra, io vi chiedo gentilmente un bel pollicino in su amici miei, di commentare numerosissimi, condividete il canale, condividete il video, diventate fan della fanpage su Facebook, link in descrizione ragazzi, io vi auguro una buonissima giornata e vi rimando al prossimo video. Ciao ragazzi!